Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato al nostro FC Andorra. Oggi episodio di inizio settimana nel quale andiamo a concludere marzo e ci addentriamo, anzi penetriamo all'interno di aprile, dove avremo partite un pochettino più complicate, quindi sarebbe il caso di non perdere punti con l'Almeria. E poi abbiamo Siviglia, Villarreal, Betis, Real Madrid. Insomma, abbiamo un finale. Perché c'è ancora il Real Madrid? Ah, perché è il Coppa. È la finale! Ah! Ma la giochiamo oggi? No, non oggi. E diciamo che il finale di stagione è impegnativo, quindi dobbiamo cercare di far bene, perché se no il nostro posizionamento in classifica rischia di andare sotto la nona posizione e non ne ho voglia, sinceramente. Abbiamo l'Almeria che è in difficoltà e leggendo i vostri commenti, raga, in tantissimi chiedono più spazio per Carrasco. Proprio per dargli fiducia, lo facciamo partire titolare in questa partita contro l'Almeria. Capisco che è anche fuori posizione, però comunque lui le caratteristiche per farlo il trequartista, potrebbe anche averle. Si dovrebbe migliorare un po' sulla finalizzazione, però no, in realtà passaggio corto, il passaggio corto è un po' bassino, decisamente un po' bassino. Però facciamo solamente questo cambio là davanti, Arango nuovo a Carrasco, così comunque siamo belli forti offensivamente. Andiamo con Portillo. Io vorrei fare una pazzia oggi, vorrei dare un po' di spazio anche a Petersen per lo stesso discorso di Carrasco. Se prepariamo bene questi ragazzi, la prossima stagione avremo anche la possibilità di tenerli, Direi che possiamo andare in campo. Guarda, l'ho visto, mannaggia la miseria, leggenda. Ma leggenda tua sorella è una leggenda, la conoscono tutti. Ora direi che ci siamo, andiamo in campo, sempre sul pezzo, forza FC Andorra. Tenetevi forte raga, perché nel 2023 vedremo un paio di contenuti sull'FC Andorra molto molto interessanti. Vi faccio questo spoiler qui. Mi sono sentito di farvelo. Attenzione a Carrasco, prova il destro da fuori. E risponde così. Valentin Carrasco. Ringrazia tutti coloro che hanno creduto in lui. Non ho mai pensato che Carrasco fosse scarso, però stiamo parlando di un sedicenne, di un diciassettenne che secondo me ha bisogno delle sue tempistiche per diventare una belva. È già così. Vedi, magari gli spezzoni di partita che gli ho fatto fare sono stati positivi. Why not? Non bisogna bruciarli questi ragazzi, perché poi si montano la testa. Ve lo ricordate Hakim Mastur? Altro Hakim Mastur che sarebbe stato perfetto per questa squadra. Oh raga, 2-0 dopo neanche 15 minuti. E la doppietta è di Carrasco. Proprio Valentino che dice: mister, io sono pronto. Mister, io sono prontissimo per giocarmi le mie carte in questa squadra. Va bene Valentino, va bene. Ne prendo atto. Bravo Petersen, bravissimo. Anche nella presa di tempo Carrasco la fa sfilare. Arango la raccoglie. E adesso se la giocano quei tre là davanti. Nuovo a Arango, dimmi che è buona. Dimmi che è vero. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Almeria totalmente in balia. E vi ho fatto anche il flow. Tripletta di Carrasco. Che azione che abbiamo fatto, raga. Oddio mio, che succede. Niente, lo dobbiamo pigliare. Il gol lo dobbiamo pigliare. La porta inviolata non esiste. Non ci compete. La porta inviolata non ci compete. Mamma Iker Alvarez. Cioè, stavamo per pigliare il 3-2. È un attimo su sto gioco, È un attimo. Non si è tranquilli. Sembra l'Inter. Non si è tranquilli neanche sul 3-0. Andiamo con Bouchard al posto di Arango. Tra l'altro mi avete detto, Bouchard da trequartista, la madosca ragazzi, fa più 2 addirittura. Ah, non faceva più 2, io ci avevo guardato, mi sembrava facesse solo più 1, e ho detto sì, ok, va bene, non lo trasformo trequartista perché ci siamo, volevo proprio metterlo seconda punta. Però se noi lo trasformiamo trequartista e gli facciamo prendere
due punti overall e poi lo otteniamo comunque da seconda punta, raga, cosa ce ne frega? Lo possiamo fare? Cioè, diventerebbe un 71. Che razza di mostro. Che razza di mostro. Cioè, abbiamo una primavera, raga, che fa spavento. Gomez, tu potevi fare il terzino destro, ma veramente? Come ci siamo arrivati a metterti ala? Vai, entra al posto di Carrasco. Poi, qua sulla sinistra, non me so portato Marmol. L'immortacci mia. Ci mettiamo Vad. Esordio per Gomez, innanzitutto. Esordio per Gomez. Fuori Carrasco che si porta a casa il pallone. Vad, terzino sinistro, mi spi... Ma cosa fai? Attenzione, Gomez. Va bene, lo stesso. Rotto. Spaccato Gomez. No. Madre benedetta, come se n'era andato Baptistão. Ma che parata ha fatto Iker? Bravo, Petersen. Spettacolo su Leao Baptistão, che prima si è preso gioco di Chomert. Petersen sta imparando, signori. Petersen sta imparando. Stecca palla lontana. Stupenda, bellissima. Gomez, bravo. Novoa, ma anche tu oggi, eh? Ma anche tu Novoa oggi. Sì. Chiusa. Beh, era chiusa anche prima, però. Assist di Gomez, che si presenta subito molto molto bene. Doppia sculacciata Novoa. E ci si va a prendere i 3 punti. Bravo, Gomez. Bene. Faccio l'ultimo cambio, signori. Butto dentro Angulo e via. Finisce qui, signori. Super, super, super inizio di episodio. 3 punti ottenuti meritatamente, con un ottimo approccio alla gara. Un ottimo Carrasco. Intanto qui vediamo i voti. Tanta roba, come detto, approccio alla parete spettacolare. Doppio assist di Arango, gol di Novoa, assist di Gomez, assist di Comesagna. Ma dov'è Carrasco? Ah, eccolo qua. 7.3, Carrasco ha fatto tripletta in 20 minuti. Facciamo un salto prima di avanzare nella prosa, perché, allora, Iker Alvarez si sta comportando molto molto bene. Il vero problema è che è sempre stato il titolare. E la crescita sta un po'... è un po' rallentata, devo ammettere. Bouchard, allora, come anche lui ha qualche problemuccio di contratto. Perché noi lo stiamo allenando. Attenzione perché potrebbe già salire. Ma se noi mettiamo trequartista, in 2 settimane si fa 2 punti overall. Mettiamolo trequartista, dai. E poi questo, visti i giocatori che abbiamo, anche lo stesso Correa e Carrasco. Carrasco alla fine, raga. Carrasco c'ha 22 presenze, cioè in questa stagione. Non è proprio uno di quei giocatori che non faccio mai giocare, ecco. Giocatore che non gioca mai, qui avrebbe 5-6 presenze probabilmente, non 22. Vediamo un attimo il piano di crescita, visto che è cresciuto. Se noi lo trasformassimo trequartista, anche lui, tanto, 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 tanto. Così ala di supporto mi andrebbe a migliorare il passaggio corto, mi andrebbe a migliorare la visione, non la finalizzazione, ma va bene lo stesso. Quindi qui mi diventa forse più un trequartista, ecco. Però dicevo, con questi giocatori, con queste seconde punte, con tutti questi giocatori, il prossimo anno, che magari prendiamo un pochettino più di confidenza con il campionato, si potrebbe rischiare anche un po' lo stesso modulo che avevamo con lo Schalke 04, no? Noi teniamo comunque i due mediani, i due centrocampisti centrali, le due mezze ali, chiamiamoli un po' come, a seconda di come li vogliamo mettere in campo. Teniamo così due seconde punte più vicine magari alla prima punta e degli esterni. Valera sicuramente si troverebbe più a suo agio lì. Victorino, per me Victorino potrebbe pure diventarlo un esterno destro, per quello che fa, per quanto corre. Vediamo. No, non sei tu. 28 settimane. Non è proprio un fuori ruolo così, però... Vi faccio un giro di piani di crescita, ragazzi, e poi proseguiamo. Allora, il nostro carissimo osservatore ha concluso la sua esperienza in Africa. Ci potrebbe essere qualche nazione qui particolare in cui non siamo mai stati? Sicuramente qui in Croazia. Potremmo andare in Croazia, ragazzi. Mi piacerebbe trovare un po' il nuovo Perisic, no? Un esterno che corre, che possa essere proprio l'esterno sinistro. Stavo pensando un po' a quello di cui potremmo aver bisogno, perché anche il nuovo Gvardiol non sarebbe male. Possiamo provare a fare mentalità difensiva? Proviamo a fare mentalità difensiva, dai. Abbiamo reso conto su Mattia De Luca, il difensore centrale del Cadiz.
19 anni, non so chi possa essere, raga, non costa neanche troppo, se devo essere sincero. 19 anni, 75, il prossimo anno si potrebbe anche puntare su di lui. Accordo per il prestito, nel frattempo, Hubert all'Alanyaspor e anche un'offerta per il trasferimento di Kobe a Du. Io accetto assolutamente. È per quello che li metto subito in prima squadra, per fare cassa. E adesso abbiamo il Siviglia, che è avanti a noi. Formazione titolare. Con Angulo, ma Carrasco pronto a subentrare. Che dite, raga? Ci siamo? Direi di sì. Andiamo in campo. Sempre sul pezzo. Forza. FC Andorra. Ci siamo guadagnati con il sudore e il sangue questa nona posizione. Io non voglio assolutamente andare sotto. Anzi, se è possibile pure salire. Sarebbe una grande prova di forza. E la squadra comunque alla fine è cresciuta bene. Magari non tanto nell'overall. Penso proprio nella mentalità. Navas, comunque il Siviglia non è male, devo ammettere. Una buona sfidante. Sì, Marmol. Bravo, bravissimo. Bravo Angulo, bella apertura. German, l'hai visto? Continua a correre, Novo. Perché ti sei fermato? Là, ribaltato, via. Cos'è successo? Mi hai steccato Gomez, Marmol? Gran gol di Ocampos. Gran gol di Ocampos. Ci siamo autosteccati probabilmente, raga. Il Siviglia è in vantaggio. Volevo rivedere l'autostecca perché non ho capito bene cosa sia successo. Eh sì. Comunque è pazzesco, ho steccato Gomez. L'altro... Ah no, è caduto anche l'altro. Vabbè, direi che... Minchia, gli ho dato proprio una stecca, una bella legna Gomez. Caduto faccia in alto, zio prete. Marmol ha ammonito per il fallo su Gomez o su quello del Siviglia? Scusate. Chiedo, Bamba, c'è penetra. Che penetra? Penetra. Victorino. La nostra arma segreta, attenzione. Angulo, penetra. Che azione stavamo facendo, ragazzi? Sembravamo il Barcellona. Dei tempi d'oro, sembravamo. Sono riuscito... Non so cosa sia successo. Iker Alvarez, grande parata. Eccoci qua, ci siamo. È bella la giocata. Guarda dietro che c'è Rango. Di prima te l'ho chiamata, Rangone mio. Di prima te l'ho chiamata. Cos'è quel controllo che hai fatto con una flemma, porco zio? Marmol, dobbiamo cambiarlo. Bravo, guarda che bello avere i mediani che sono in posizione. Bella chiusura. Noi purtroppo non siamo ancora stati in grado di renderci... che Alvarez, che parata. Allora, signorina qua si fa i selfie, ma d'altronde ti fa Siviglia, fa anche bene, poveretta. Lo farei pure io. E invece noi dobbiamo sistemare questa situation. Peterson? Responsabilizziamo questi ragazzi? Mi sentirei di togliere Angulo. Ma... tolgo Arango. Vado con Bouchard. La cosa che mi starà sul cacchio è che una volta che metteremo Bouchard nella posizione di AT avrà il meno 2. Nonostante siano posizioni che lui può fare. Questa cosa qui andrebbe sistemata, secondo me. Perché se un giocatore ha nel proprio bagaglio tecnico la possibilità di fare trequartista, seconda punta, prima punta, perché mi devi togliere delle caratteristiche? Mamma mia, santo cielo, Angulo. Non lo sto più... reggendo io, non lo sto più reggendo. Io ti voglio bene. Però, porca miseria. Quanti errori. Niente, vabbè. Iker Alvarez con un miracolo. Io ve lo dico, Non sono così convinto di volerlo cambiare il prossimo anno, il portiere. Bravo Bamba, che strappo. L'hai visto, Victory? Bouchard! Bono! Con la prima parata. Il primo intervento di questo match. Su Bouchard, qualcosa di spettacolare. Andiamo. Oh, bravo Petersen. Bravo Petersen. Ah! Mannaggia, se l'ha allungata. Ma c'è penetra. No, dov'è il pallone? Niente. Dubito di riuscire a riprenderla, però ci proviamo. Bravi loro. Noi siamo un po' sbilanciati. Proviamo ad uscire da soli per rompere le linee del Siviglia. È andata così. Bravi, dai. Bisogna fare i complimenti al Siviglia. Sono più forti, niente da dire, raga, dai. Sono sconfitte che ci stanno queste. Peccato perché mi piacerebbe impormi anche contro queste
contro queste compagini, contro queste squadre, ma troppi errori di impostazione, troppo più forti. Finisce qui. Complimenti al Siviglia che non ci ha lasciato scampo, non ci ha lasciato spazio. In casa loro hanno comandato loro. Un'occasione per noi, pericolosa. Grande parata di Bono. Noi male, come si può ben vedere dai voti, tutti male. È un 3-0 tondo, netto, meritato. Però io voglio subito andare oltre. Interesse per Avilà, offerta a prestito Gomez. Il Racing Club. Fico. Non voglio il riscatto. Prestito per un anno, quindi il prossimo anno, chiaramente. Bello, interessante. Stiamo facendo affari con un sacco di squadre. Nel frattempo abbiamo venduto Adu. 460k, che il prossimo anno, secondo me, potrebbero farci comodi, eh. Anche Hubert va in prestito all'Alanyaspor. Eccolo qui, l'accordo per il prestito proprio per Gomez. Proviamo. E c'è un'offerta anche per Antui, che ha il valore di 500.000. Potremmo anche dargliela quell'offerta a prestito con diritto, in realtà. Proviamoci. Secondo me... Ma che cacchio... Ma perché? Cioè, perché loro non hanno i soldi? Ma stiamo scherzando. Però così ho perso. Non ho veramente parole. Forse abbiamo perso Antui per veramente pochi spiccioli. Ora, col Villarreal è importantissima. Raga. Quindi ci andiamo con tutta la titolare. Benissimo, Marmol però ce lo portiamo dietro. Andiamo in campo così, signori. Yes, parete contro il Villarreal fondamentale. Siamo lì. Però davanti ci troviamo una squadra che ha Osimhen. Che ha Verratti. Serve una prestazione clamorosa. Siamo in casa, possiamo farcela. Andiamo, sempre sul pezzo, forse FC Andorra. Bravo Tchoumert, subito deciso nell'intervento. Tchoumert ha già spaccato uno, eh. Iglesias. Mamma mia. Io voglio questa cattiveria adesso agonistica, non voglio decimarli, per carità. Perché mi sembrava comunque un intervento fuori tempo. Vabbè, pace. Vabbè ragazzi, è entrato Calvert-Lewin. Perfetto, dai, ci piace. Forse era meglio Iglesias, zio prete. L'abbiamo presa. Ragazzi, i passaggi. Ma Osimhen esattamente io come lo fermo? Con le madonne. Ma con Pastore come lo fermo? Con lui? Vittorino, vai te. Bravo Pastore. Poi però non riusciamo a uscire. La passa dietro, era ovvio, ancora penetra. Beh, se ci difendiamo tutta la partita così, io ci sto, eh. Un po' rischioso. No, ma perché? Era per... Ma io non capisco! Ma perché passate il pallone a chi minchia volete voi? Ma allora io cosa gioco a fare? Cioè, io cosa gioco a fare? È avanti Villarreal, con Calvert-Lewin, appena entrato. Anche questo passaggio era per Bamba. Ma... L'abbiamo presa noi, sbagliano anche loro. Boh, ragazzi, non lo so. Novo. Carrasco. Cambiano i due, Novo, può andare. Non allungartela. Vai Arango, vai Ciccio. Sul primo, yes. Vediamo se qualcuno coglie questa citazione. Yes. Ciccio Arango. Pareggio Andorra, giusto. Rimettiamo le cose a posto. Ora, concentrati, andiamo. Bella questa uscita. Devo dire davvero molto bella questa uscita. Carrasco. Lazza ricorre, eh. Ma anche Carrasco non è da meno. Carrasco tiene fisicamente. Non riesce poi a imprimere una buona forza al pallone. È bella, è passata. Niente. E come Zagnatiella viva? Novo! Niente, palla fuori, va bene. Finisce qui il primo tempo. Divertente. Devo dire una partita molto, molto divertente. Su questo non ci piove, non discutiamo su questo, però vorrei proprio vedere un attimo, dati partita, percentuale passaggi sbagliati, così, si può? Se puede? Ci sono i passaggi 83. Ditemi. Imbarazzante. Mamma German, sei uno spettacolo. Un po' isolati i nostri tre là davanti, ci vuole un'invenzione, eccola! Mannaggia, era per Arango. Basta. Oggi Novoa è impresentabile.
Non voglio essere succube di un grande giocatore, perché Novoa è un grande giocatore, ma può avere le sue giornate no. Quindi andiamo con Bouchard fuori Novoa, basta. Bravo Santi! Bravo Santi! Che bel giocatore! Sì! Oddio! Oddio! Ma Christian, ma cosa hai fatto? Ma che gol hai fatto, Christian? Ma è un gol senza senso. Ma è un gol fuori legge. Tu sei fuori di testa. Io ho detto ci provo. Ma è uscito perfettamente. Ma da fuori area, ragazzi. Rulli era effettivamente forse un pelo troppo a sinistra. Alla sua destra. Un gol clamoroso. Un gol clamoroso di Arango che la ribalta così. Cioè non è che dice il gol del 4-1. L'ha ribaltata così Arango. Bouchard. Marmol. Anche c'è Carrasco. Servito, colpo di testa. Rulli. Fammi vedere se ti sei spettinato, Carrasco. No, niente, niente, non sei ancora spettinato. Mamma pastore. E l'ho passata! No, che schifo. Che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. Vado in difficoltà. Perché vorrei spaccare lo schermo del computer. Ma poi mi ricordo che l'ho pagato veramente molti soldi. È come se si dimenticasse il comando, no? Perché è intento a tenere fisicamente su Osimhen. Ma non esiste sta cosa. Ma piuttosto fai come ha fatto Penetra adesso, cazzala! Cazzo, che vedevo lì? Che vi devo dire? È indifendibile così. Mi dispiace, ma... Non so cosa fare in queste situazioni. Cosa dovrei fare io? Non si capisce niente. Cosa dovrei fare? Dagliela. Traversa di Bouchard, cosa stava facendo Iglesias, spaccato? Cosa stava facendo? La croce, che stava a fare? Per quanto mi possa scocciare, abbiamo fatto veramente tanti errori oggi. Era una... Boh, non lo so. Secondo me oggi sconfitta immeritata, se... Sono molto sincero, sono molto sincero. Perché contro il Siviglia... Proprio non c'era storia qui, non so sinceramente come abbiamo fatto a perdere 3-2. Non lo so, non lo so. Non lo so, signori. È andata così. Che vedevo di... Peccato perché questa era una partita molto molto importante. Era uno scontro diretto. Poco spazio per torre, non mi dovete rompere le palle. Allora, Bouchard, mi fai un più 2? Mi fai un più 2. Ma non ci credo che fra una settimana poi mi diventa... Tipo, se adesso ti volessi rimettere a T, quanto me ci metti? 55. Cose a caso, va bene. Poi però lo fai allenare da falso 9 una settimana per arrivare al 72, va bene. Tutto nella norma, tutto nella norma. Io sinceramente mi voglio andare a giocare anche il Betis, perché ho voglia di rifarmi. Il problema ragazzi è che io vorrei puntare sulla finale contro il Real Madrid. Le possibilità sono poche. Noi in classifica siamo messi così, cioè tanto ci stiamo giocando la metà classifica, ok? La zona Europa è a dir poco inarrivabile, visto chi c'è davanti, Siviglia, Betis, non lo so. La vedo molto più lontana, quindi preferirei fare un attimo di turnover magari contro il Betis e giocarmi la finale contro il Real Madrid, che tanto è una partita secca, la dici? Una partita secca. Non è che c'è molto altro. Giochi lì, magari becchi il Real Madrid in una giornata de merda. E quindi, Bouchard, quindi adesso voglio proprio vederlo lì. Meno 5 Bouchard. Ci giocava fino a una settimana fa. Va bene lo stesso, dai, facciamo così. Se non posso far giocare Antwi, dai. Facciamo giocare Marmol, Petersen. Antwi portiamocelo dietro al posto di Comesagna. Tanto mi gioca Vad nel caso. Andiamo in campo così, signori, sempre sul pezzo, forza! FC Andorra. Non la do per persa sta partita, eh. Ci mancherebbe. Non è che perché ho fatto i cambi la do per persa, no. Faccio i cambi perché mi voglio preparare bene per la finale di Coppa. Giustamente. Abbiamo davanti una squadra, il Betis, clamorosa. Bamba, buona palla recuperata. Portiglio. Novoa. Torre! Mazza, Torre. Ma ci arrivi a tirare il pallone, zio prete? Ha fatto fatica ad arrivare in porta. Novoa. Bouchard. Fuori gioco, beh. Era buona. Era buonissima.
Ma allora è proprio, il piatto forte della casa. Ma allora è proprio il piatto forte della casa. Scusi, vorrei un pallonetto perfetto. Va bene, signora. Glielo porto subito. Bouchard, così. Bouchard, così. Ha imparato dal maestro Arango. Bravo, Petersen, mamma mia. Che chiusura è questa? Da grande, eh? Da grande! Bamba, vai te che strappi. Olè, Pablo. Siamo in superiorità numerica, eh? Nouveau. Bouchard. Bouchard. Mi prego, Nouveau. Portillo, niente. Non riusciamo a fare il 2-0. Chomert! L'aveva letta prima, Portillo. Nouveau. Bouchard. Torre. Nouveau! Eccolo! Il 2-0! L'ho chiamato! Ugol! Nouveau! Sono molto concentrato, non mi sono andato giù. Allora, la sconfitta col Siviglia mi è andata giù, quella contro il Villarreal non mi è andata giù per niente. Ma non finisce qui, non finisce qui. Madonna santa, Iker Alvarez che parata ha fatto. Ma è una parata mostruosa, ma ha gattonato per parare sto pallone. Petersen. Petersen. Petersen! Ah, ecco. Bravo, pastore. Nouveau, così per Bouchard. Andiamo. Andiamo. Oh, come se l'è allungata male. È sul primo. Ve prego, Iker Alvarez. Mamma, quante parate che fa. Quante parate che fa. Comunque, non dico niente. Magari lo dirò a fine partita. Carrasco. Non è male sta palla per Bouchard, eh. No! No, Bouchard! No! No, no, no! Ti faccio riposare anche a te, va! Ti faccio riposare anche a te. Devo entrare Angulo, va! Bravo, Petersen! Mamma, che parata ha fatto! Che parata ha fatto, Petersen! Sì, Vad! Vai, Vad! Ole, Vad! Carrasco, guardalo di là che c'è anche Angulo. Va Carrasco. Se l'è controllata male. Se l'è allungata male anche. Mannaggia. Me lo fate dire per favore. Me lo fate dire per favore. Me lo fate dire per favore. Non abbiamo subito gol. Non abbiamo subito gol. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Porta inviolata. Porta inviolata. Con un po' di cambi siamo riusciti a battere il Betis. Giocando bene. Come avevamo giocato contro il Villarreal. Tra l'altro. È quello che mi fa. Cosa sto guardando? Cosa ho cliccato? Quello che mi fa arrabbiare tantissimo. Perché anche contro il Villarreal avevamo giocato bene, zio prete. Meritavamo la vittoria. Meritavamo la vittoria. Ok, signori, direi che continuato oggi ci siamo. Qualche cosa è andata, qualche cosa non è andata. Ho fatto il trasferimento Samuel Antwi al Raed. Addirittura il trasferimento. Ah, è il difensore centrale. È il difensore centrale che possiamo dare, sinceramente. Una cifra molto importante questa. Molto, molto importante. Abbiamo giorni di riposo. Questo è Gomez che va in prestito al Racing. Gabriel Gomez, io credo in te, eh? Io credo in te, sinceramente. Ulì. E abbiamo la finale di Coppa di Spagna. Nel prossimo episodio, chiaramente. Magari vedremo qualche highlights in più. E vediamo come gestirci l'episodio. Però volevo vedere giusto un attimo la classifica. Che bella la finale, mamma mia. Siamo sempre lì, noni. A pochi punti, mannaggia la miseria, quanto mi brucia il sederino, quanto mi brucia, quanto mi brucia. Però devo dire, raga, che oggi comunque è stato un episodio, nonostante le due sconfitte positive, sono sconfitte che sicuramente ci saranno utili. Comunque anche Jensen, ragazzi, 18 anni, 71. È uguale a Correa. Cioè abbiamo in giro della gente, niente male. Veramente niente, niente male. Mi dispiace un po' per Pietro. Speravo che potesse crescere un pochettino di più. Ma sta giocando? Non si sa. Va bene, signori, dai, direi che ci possiamo salutare. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente. I vostri commenti li leggo sempre tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.